Pascià. E andiamo avanti con un altro grande attore all'interno di Pascià, mutato ancora da Pascià, Enzo Romano. Il Deus Machina del teatro Totò, nella persona del nostro regista, direttore artistico Gaetano Liguori, ha fatto un'analisi completa dello spettacolo. Io vi posso dire solo questo: ringrazio Caterina De Santis, ringrazio Davide Ferri, il regista in particolar modo Gaetano Liguori, per avermi dato l'opportunità e la possibilità di fare questo spettacolo dove lo sento mio veramente, la mia parte la sento veramente. E quindi voi, molti di voi si chiederanno perché Pascià, se venite a teatro sapete perché io mi chiamo Pascià. Parlavamo appunto di sentire, quindi sentire emozioni, e sicuramente ad emozionare anche ovviamente a rendere unico lo spettacolo la parte musicale con live rap e percussioni di Ciccio Merolla. Ma certo, io, guarda, faccio di tutto per rovinare le scene dove loro recitano con una serie di effetti, di atmosfere, di ritmi, in qualche modo cerco di dare la pulsazione, no? A Napoli c'è sempre il sottofondo di qualcosa, non si può mai stare tranquillo, non si possono mai fare due chiacchiere tranquillamente, che basta aprire un balcone e si sente una radio da fuori, un ritmo, persone che parlano. E io cerco di creare questo tipo di atmosfera, e come cerco di richiamare una funzione e un personaggio che ho sempre ammirato, che è la funzione del rumorista. Quindi portare il rumorista in teatro, creare quasi come se fosse un film, un cinema, in una scena così bella, è per me un'occasione unica e credo che non l'abbia mai fatto nessuno. E di questo devo ringraziare Gaetano, e ovviamente devo chiedere scusa agli attori proprio per il fastidio che gli do continuamente mentre loro recitano. Abbiamo già presentato ampiamente la compagnia, Federico Salvatore, Peppe Panzetta, ma volevo ricordare anche Francesca Marini, Massimo Masiello, Marco Palmieri, Giusy Freccia, aiutatemi, Edoardo Guadagno, Rosario Mirabì, Ciro Petrone, Nunzio Coppola, Anna Maria Toffanelli, sono tantissimi. Ricordiamo le scene stupende di Tonino di Ronza, ricordiamo i costumi di Maria Grazia Nicotra, ma soprattutto le bellissime coreografie del mio amico maestro Ettore Squillace, che con il gruppo di ballo della Work Dance ha veramente dato l'anima a questo spettacolo. Si disbanda la rispondenza sulla notizia, no, non ti posso riappicciare. Ma non sapevamo tutto vero qual è, non sapevamo, e non si trova giù. Ti dovete fare dire la sotto i capivoli, e bravo per i ruzzi. E magari c'è non si faccia. Che c'è già lì da disticare? Che c'è già lì da salvava. Pochi speranze, ma ci vuole una dignità. Ci sono i grizzi.